Nonostante tutto mi sembri contenta, mozzafiato Mahoney. Oggi potrai finalmente realizzare il tuo sogno e sposare Dick Tracy. Infatti, grazie a questa sega circolare, diventerai presto la sua metà. Lo dico io, caro Big Boy, perché fra poco Dick Tracy arriverà a liberarmi. E per te saranno dolori. Che ti avevo detto? Sono dolori, sì, sono dolori. Per sfondare questa parete mi sono spaccato tutto, ma non importa. Sono arrivato. Basta, vieni qui. I patti sono patti. Se vuoi che io ti liberi, mozzafiato Mahoney, tutto attaccato, ancora per poco. Mi devi consegnare la merce, lame. Te la consegno subito, tela. Te la consegno. Eccola qui. Questa è la merce. Eccola qui. Sono dei video amatoriali americani. Guarda, guarda. Li vedi? No. Almeno li senti. Guardate questa papera. Ce l'ha con i piedi di questo bambino. Oh, e ce l'ha anche con quelli della madre. Ho capito. La papera vuol mangiare i piedi, forse perché c'hanno i piedi piatti. E guardate questo pesce. Anche questo è affamato. Uè, c'ha una fame che... Ecco! Vedete? Gli ha morsicato una falange. Si vede che a lui gli piace mangiare condito. E adesso, attenti alla mucca. Guardate questo cammello che segue questa macchina. Vedete? Questa è una delle solite strade dissestate dell'Anas. Infatti, è piena di gobbe. Guardate questo toro rodeo. Ha disarcionato tutti i cowboy. Grande bestia. Grande belva. Ed ora guardate cosa fa. Guardate cosa fa. Sta correndo in quella direzione. Dove va? Va in mezzo al pubblico. Poveracci. Poveracci loro. Speriamo siano assicurati. Sì, ma non con la toro. Adesso guardate questo lama. Rispuffiamo. E infine, guardate questo cowboy alle prese con questo vivace vitellino. La battaglia è grande. Ce la farà o non ce la farà? Ce la farà o non ce la farà? Stiamo attenti. Guardatelo. Ce la fa, ce la fa. Infatti ce l'ha fatta. L'ha preso al lazzo. No, è di nuovo caduto. Ecco, attenzione, sta per prenderlo. Nel lazzo c'è finito lui. Rivediamolo. È proprio il caso di dirlo. Vedete, questo cowboy ha fatto proprio una figura del lazzo. Aiuto! Slegatemi, per cortesia, io preferisco l'abito intero. L'ho spezzato, non mi dona. Per favore, mozzafiato Mahoney, dacci un taglio. Complimenti. Però, quello che mi avete dato adesso, anziché mai dato, Dick, non mi basta. Voglio di più, voglio di più, di più, di più, Morata di più. Ah, vuoi di più, molto di più. Queste parole le sento sempre dire da Enrico Manca a proposito del canone della Rai. Ti prego, Dick, dagli quello che vuole, altrimenti qui finisco a fette. Gli devo dare quello che vuole? Qui di fronte a tutti, mi vergogno un po', ma glielo do, glielo do. Tieni, strozzino. Ma non sono io lo strozzino, lo è strozzino lui. Lo strozzino sono io. È lui. Tieni, strozzino, sono dei video amatoriali giapponesi. Sì. Guardali, è tutta roba eccezionale, garantito da Dick Lucido. Posso guardarli? Guardali, li vedi? No. Oh. Almeno così li annusi. Thank you.
vicinissima. Che tragico destino. Non sono ancora sposata con Dick e già sto per dividermi. Peccato, perché con la riga in mezzo saresti stata anche meglio. Ok, voi da qui non uscirete vivi ora, va bene? Ti risponderò come vorrebbe rispondere in grao a Occhetto, col pugno chiuso. Per andare in giro con questo pugno ho dovuto fare il porto d'armi. Oddio, ti prego, adesso slegami. Slegami, slegami, liberami. Ma perché così in fretta? Facciamo le cose con calma, pupa. No, Ezio, per cortesia, lo sketch sta per finire. Adesso liberami, non ne posso più. Ok, dai. Ok, mozzafiato Mahone, è tutto attaccato solo per pochi attimi. Andrò ora dalla regista, mi metterò d'accordo e casomai ti libererò. Ezio, okay. Ti prego, su, dai, il gioco è finito. Slegami. Vabbè, visto che insisti, andiamo via. Ti slego. Fermiamo la macchina. Grazie. E provvedo a slegarti. Ecco qua. Com'è stato difficile! No, Ezio, perché sai, devi sapere che... Dimmi, mozzafiato. Anche se sapevo perfettamente che la lama rotante era finta, insomma, un pochino di impressione ce l'ho avuta. Quindi, mozzafiato Mahone... Lorella, tu... è finito lo sketch. Scusa. Ezio. Quindi, mozzafiato Mahone, tu sei convinta che questa lama sia finta? Sì. Questa lama non è finta. Ecco fatto. Ma che è un gioco? Era vera. Vorresti dirmi che la lama... Era vera. La lama era vera. Era vera. Era vera la lama. Era vera. Queste ragazze d'oggi non hanno più il fisico. La Cuccherini ce l'ha, però non ce l'ha. Ah, mi ricordo una volta durante un provino del drive-in. Dovevamo fare un provino musicale a Moana Pozzi, la famosa pornostar. Questo nome non mi è nuovo. Moana Pozzi doveva ballare uno stacchetto musicale. Il tecnico dimenticò lo stacchetto acceso e se ne andò. E lei cominciò a ballare. E allora... Ve lo faccio vedere perché fa molto più ridere. Prego. Sergio. Per il tuo nome? Moana Pozzi. Adesso ti parlo di un amico. Ok. Bene, vai. In questo provino di drive-in, Moana Pozzi si stancò così tanto, ma così tanto che si coricò su un letto e non si alzò mai più. Approfitto che Lorella è svenuta e la bacio. È finito lo sketch, Ezio, pubblicità. Patrick Smart, info. Travestita da Noè perché volevo curiosare nell'arca di Licia Colò. Ah, nell'arca di Licia Colò. E hai trovato qualcosa? L'arca di Noè però ama vedere gli animali nel loro ambiente naturale. Per questo si è recata nel Borneo per scoprire la magica avventura di una studiosa che da tantissimi anni vive con gli oranghi, ugualmente a Diana... No.
No, come Diane Fossey non mi viene, non lo dico come Diane Fossey. Se no... Oh. È proprio il caso di dirlo, questi oranghi in cattività se la cavano decisamente bene. L'arca di Noè però ama vedere i suoi animali. Porca. Perché non mi è venuto mai il sedere a furia di stare seduti, ho le chiappe rovinate. Mi fanno stare le ore su cose strettissime. A little late, Barbara. Let's try it again. Now the coffin finally works. What else could go wrong? Mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino tra le mani dove prima tu brillavi. Non leggo però la cosa. E cogliere una stezza. Scusate, ma non arrivo a leggere fino a lì. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo il mio. Sempre meglio di Basilio, c'è una femmina, non c'è. Seduti. E sono rimasto in piedi come purtroppo non mi ricordo. È il momento di schiumarsi. Schiumarsi si può dire? A schiumarsi. No, schiumarsi. Di bere. Di bere? Di bere? Una Hellinger. Una Hellinger. Non ho detto una parolaccia. Signora Titina, senza questo servizio non avrebbe... Senta, mi è venuto un dubbio. Non sarà che poi Orlando è innocente. Sì, quello là? Sì. È come se io le... Buonasera, mi chiamo Teocoli. Teo Teocoli. Sono qui per Porca p***a, Eva. Mi chiamo Teocoli. Teo Teocoli. Volevo dirvi... Basta con questa storia di figli e di nipoti, Teocoli, lei mi ha deluso molto. Signora Cenci, ma... i figli sono trance e Sei preso fra due cuochi, Pistarino. Fra due cuochi, hai detto. No, fuochi, cuochi. Cuochi o fuochi. La rifacciamo? No, no, teniamola buona. Non devi dire stupidaggini, va bene? Bene, guarda, guardami qua. Questo non dovevi farlo. Thank you.
Pepe? Come il sale? No. No, ho capito. Pepe è il rovescio del sale, insomma. Eh? P-E-P-E. Pepe. Sei sicura che è Pepe e non è Pepe? Eh? Sei sicura? Chi te l'ha detto? Eh? Il tuo papà. Qual è il tuo papà? Quel signore lì? Quello lì è il signor Pepe, ho capito. E la signora Sale è venuta, è quella vicino. Hai capito, bene. Quanti mesi ha? 17. 17 mesi, anche mi voi? Guarda. Eh? Hai visto come mi guarda? Affascinata. Ti piaccio? Eh? È un maschietto, ciao. Mike. Beh, cioè, no, ho detto ti piaccio, non ho mica detto ti piaccia. Se era femmina avrei detto ti piaccia. Invece ho detto ti piaccio, quindi so che è maschio. La signora Silvia Gilardetti di Arezzo e Andrea Schweitzer di Riccione. Andrea? Sì. Ma lei è una femminuccia, non sì, è un maschio. Sì. Si chiama Andrea? Sì. Ma Andrea? Andrea è un nome maschile, eh? Anche femminile. Anche femminile? Io non lo sapevo. Vi risulta che Andrea sia un nome femminile? Beh, ah sì, forse. Vedete, io sono ignorante, finisce con la A, quindi Andrea, quindi è un nome femminile. Sono io che sono ignorante. Che possono lottare e che probabilmente verranno in serie A. Allora, si prenota Buriani qua, Buriani, io lo chiamo sempre Buriani, ma non è vero, non si chiama Buriani. Come si chiama? Buriani. Buriani, esatto. Vabbè, allora, aspetta un momento, che mi chiamo questo nome, che non me lo ricordo. S, nell'ara Gazza, perché vedete che sopra l'ara c'è la Gazza, quindi nell'ara c'è una Gazza. Ecco, allora è l'uccello Gazza. Ecco, la Gazza, ecco dunque, ci sarà certamente il maschio e la femmina. Certo, no, io voglio sapere come si... No, beh, ma è un dubbio che mi è venuto in mente in questo momento. Devo guardare solo Zingarelli. Probabilmente lo dirà. Come si chiama il maschio della Gazza? No, è vero, perché, scusa... ci sono molti animali, senti, che scusa, non hanno il maschio. Il canarino, maschile. La canarina. La Gazza... degli animali che non hanno il genere maschile e femminile, si dice una cosa sola. Una cosa sola. Sì, sì. Allora il maschio Gazza. C'è la zebra, per esempio. Zebra. Non c'è il zebra. Non si dice il zebra, no. No, non esiste, ho capito. Allora, comunque si dirà Gazza. Beh, meglio così, perché probabilmente se si potesse trasformare in un nome maschile ci potrebbero essere degli equivoci. Questo è il cetriolo più grande del mondo. È stato coltivato in Australia dalla donna che vedete sorridente e che si chiama Miss Chappell. C'è da ris- perché si chiama Chappell? Vabbè, è un po'. Vabbè, Chappell. Dipende da dove lo Chappell. Ok. Ha una simpatica cavallina. Simpatica, ma un po' nervosa. Ragazzi, siete sposati, dovete smettere di correre la cavallina. Mamma mia! E veniamo al filmato integrale, ce lo manda il signor Augusto Dell'Ellis di Pastena, il soggetto è un'ape, meglio un'ape che Bruno Vespa, prego, vediamo. Queste immagini ci mostrano un'ape nuovo modello con i ribaltabili, infatti ecco qua, si è ribaltato, complimenti, complimenti per l'atterraggio, abbia almeno il coraggio di venire fuori, ecco, si faccia vedere, ma come esce bene però? Bravo, bravo, bravissimo! Pensate che questo signore di professione fa il taxista. Complimenti e complimenti. Veniamo al filmato esotico. Ce lo manda il signor Marco Pisano di Torino oppure ha scelto il signor Marco Torinese di Pisa. La stessa cosa, vediamo. Ecco l'elefante. Ecco l'elefante che... Ma che cosa fa? Ma cosa fa? Ah, ho capito, ha fame, cerca la nocciolina. Ah, questo è il motivo. Ma ancora, insiste? Ma allora mi scusi, lei non è mica tanto un elefante. Mi sa che lei è un bel maiale. Mamma mia, che cosa ho visto? Lasciamo stare. Per concludere il filmato rapido ce lo manda il signor Fabio Sordelli di Tovo Sant'Agata, in provincia di Sondrio. È un filmato veramente una co... Guardiamolo, va. Guardate come viene giù questo. Complimenti per i freni. Come dice il proverbio... Hai voluto la bicicletta, adesso ospedale. Benissimo, a questo punto allora voglio subito proclamare il vincitore di... No, non si può. Igno. E voilà! Ho
capito, l'ha fatto per vendetta. Infatti voleva vendicare la morte del cigno. Ho segnato? Sì, sì. E non avevo dubbi, prego. Attenzione, guardate attentamente questo sciatore. I should have done it that way.